È un periodo particolarmente delicato e complicato, ce lo aspettavamo, non pensavamo di queste dimensioni, però un sindaco ragiona esattamente come un buon padre di famiglia e quindi le stesse difficoltà che oggi stanno vivendo le famiglie, le stanno vivendo le amministrazioni locali che si fanno carico dei costi energetici delle strutture comunali, quali gli uffici, quali le palestre, quali le scuole e quindi anche da questo punto di vista dovremmo fare delle scelte di razionamento di quello che è il servizio compatibilmente con quelle che sono però le esigenze degli alunni, degli sportivi o dei dipendenti comunali che devono essere garantiti nel loro posto di lavoro. La parola razionamento non è più un tabù e così gli stessi sindaci dovranno fare delle scelte anche drastiche: riscaldamento nelle scuole, impiantistica sportiva, illuminazione pubblica, mezzi di trasporto. Bisognerà decidere dove, come, quando tagliare o contingentare. La coperta giorno dopo giorno diventa sempre più corta per tutti. Se c'è un'istituzione che oggi deve mettere mano al portafoglio per sostenere le comunità, è certamente il governo uscente e immediatamente il governo entrante dovrà prendere per mano questa situazione che è davvero molto complicata e che rischia di generare una crisi sociale, davvero, molto spaventosa. Che la fase storica sia delicata lo ha sottolineato in mattinata a Zero Branco nel corso della cerimonia inaugurale della Sagra del Peperone il ministro uscente Federico D'Incà. Io faccio un invito a tutte le forze politiche, unità, 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 non c'è altra possibilità. Abbiamo da affrontare momenti difficilissimi nel corso del tempo, non sarà facile, non sarà un ottobre facile, non sarà un novembre facile, siamo davanti a un momento storico difficilissimo. E dobbiamo essere uniti. Le comunità locali lo sono nel volontariato, lo sono nelle amministrazioni comunali, diamo il buon esempio. Vi chiedo questo che è, diciamo, un ultimo desiderio forse, ma lo chiedo a tutti quanti. Unità e forza e collaborazione. Uno sforzo all'unità nel pieno della campagna elettorale, quindi almeno per consentire all'esecutivo Draghi di prendere le decisioni più urgenti, un concetto che ribadisce lo stesso Conte allargandolo davvero a tutti. L'appello che faccio alla comunità è quello di rimanere compatti, di unirsi. Chi può aiutare il vicino di casa lo faccia, così come il comune aiuterà tutti quei cittadini che saranno in difficoltà compatibilmente con le disponibilità che avremo. Perché ricordo che abbiamo ereditato una comunità che ha visto quintuplicare le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà dopo la pandemia e oggi dobbiamo affrontare un'altra crisi sociale, economica legata appunto all'aumento dei costi energetici e ai costi delle materie prime. Però da comunità riusciremo ad affrontarlo e soprattutto supereremo anche questo periodo.